Quindi veramente si è consumato un po' una sorta di dramma qui al Palavela. Impressiona questo suo sguardo scioccato, non è stato quasi in grado di parlare, di dire niente, è come se fosse in un blackout totale, non riesce neanche a capire che cosa gli è successo lui stesso. Patrick Chan, tango de los Exilados. Chan, che ha ottenuto il quinto posto all'Olimpiade. Un Chan che aveva recuperato posizioni dopo lo short, che non era andato particolarmente bene perché aveva ottenuto 81 e 12, lui che vanta una personale di 88 e 90. Ottimo triplo Axel. Stupendo. Scorrevole l'azione di Chan. E adesso questa entrata particolarissima per il Lutz. Vai. Recuperato. Però, bene. Grande. Anche sulla sequenza di passi che era veramente eccezionale. Fantastica anche la seconda. Ha un utilizzo dei pattini, dei fili, di tutto il corpo, così anche in sintonia con la musica, è così appropriato per quello che deve essere la coreografia, che sicuramente fa di lui il pattinatore con i migliori components fino ad ora, sicuramente. Bassa, cambio bassa per terminare questo programma eccellente senza sbavature da parte di Patrick Chan, allenata da un nome sacro come Laurie Nicol e Christy Kroll, ma soprattutto una bellissima esibizione dove si sono alternati momenti di grande velocità ad altri più morbidi, Paolo, con grandissima efficacia. Sì, davvero, pattinatore completo e fantastico, da pelle d'oca ogni volta che parte una sequenza di passi e le transition dopo il Lutz, sulle quali ha avuto un attimo di incertezza, di perdita di equilibrio, prima bravissimo a riprenderlo e dopo quella frenata subito per riprendere poi i passi, ma outstanding performance veramente. È assolutamente un pattinatore, quando pattina così è forse il pattinatore più completo in assoluto. Purtroppo quest'anno non è mai riuscito a completare uno short program senza errori, è riuscito finalmente oggi ed è il Chan che volevamo vedere. Tra l'altro lui ha un pochino tradito le attese, tradito per modo di dire, in Canada, perché si aspettava quantomeno una medaglia, sì. Perché lui ambiva, davanti a lui c'erano già Plushenko, c'era già Lysacek probabilmente, che aveva avuto già una stagione molto regolare con la vittoria anche del Grand Prix, però puntava, inutile dirlo, al bronzo, cosa che invece non è riuscita proprio perché aveva fallito lo short. Sì, bene o male non era stato perfetto, qualche imperfezione qua e là e gli è costata cara.
Adesso invece oggi molto molto bene, credo che il punteggio lo premierà assolutamente, perché non c'è stata la minima sbavatura nel programma e anche qui una facilità di esecuzione, una naturalezza che è quella che rende il pattinaggio bello da vedersi. Andiamo a vedere il punteggio di Chan e poi questo gruppo si chiuderà con la medaglia di bronzo di Vancouver da Daisuke Takahashi. Ricordo che il personale di Chan è di 88,90, stabilito proprio in occasione dei Four Continents del 2009. Non chiedo a Franca Bianconi e a Paolo Bacchini la previsione se questo punteggio batterà quello di Kozuka. Tanto non ci azzecchiamo, esatto. Secondo me sì. Anch'io direi di sì, però a questo punto... Prego. E Chan va al comando. 87,80 e va al comando battendo di 3 punti Kozuka. Però Paolo, 3 punti sono recuperabili nel free, recuperabili tra virgolette, se lui pattina come sa pattinare secondo me è difficile passargli davanti.